I radicali continuano la raccolta di firme per i 12 referendum che vorrebbero sottoporre al voto degli italiani su giustizia e diritti civili. Oggi a Trieste hanno lanciato una nuova campagna di mobilitazione nazionale dal titolo Referendum in Comune, con chiaro riferimento alla possibilità di sottoscrivere i quesiti referendari anche negli uffici comunali. Una mobilitazione che fino a venerdì proporrà l'opzione della firma nei comuni. Testimonial d'eccezione questa mattina il sindaco di Trieste Roberto Cosolini, che si è recato nella sede degli uffici comunali di Largo Granatieri per firmare alcune delle proposte di referendum. Tra le proposte dei radicali, l'abrogazione delle norme che limitano la responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, la limitazione della custodia cautelare in carcere e poi l'abolizione dei 3 anni di separazione prima del divorzio, l'abolizione del reato di immigrazione clandestina e l'eliminazione dei rimborsi elettorali per i partiti. A Trieste finora sono stati 1.500 i cittadini che hanno appoggiato la proposta di referendum dei radicali. Ha già raggiunto quota 5.500 invece la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per rendere legale anche in Italia l'eutanasia. Una campagna di firme promossa da diverse anime della società civile che punta al traguardo delle 10.000 sottoscrizioni entro il 14 settembre.